A un certo punto i promotori di queste truffe, di queste insomma appropriazioni indebite, si sono comunque accorti della vostra attività e quando cercato sono riusciti a far sparire insomma tutta la contabilità. Sì, è vero, a un certo punto si sono accorti, hanno cercato di far sparire la contabilità con furti simulati, ma questo diciamo, fa parte del gioco. Noi ormai per lunga tradizione siamo diciamo, altamente professionalizzati in questa materia. Oggi quello che viene fuori da questa indagine è polizia economico-finanziaria allo stato puro, quindi quando si fanno determinate attività di carattere finanziario rimangono sempre tracce anche a livello bancario, per cui il nostro mestiere è quello di ricostruire quello che accade nel tempo, quindi le diciamo, attività che tendono a dissimulare, a nascondere, molto spesso cadono nel vuoto perché poi le tracce dei soldi rimangono sempre. Insomma, il nostro mestiere è quello di andarli a ritrovare e a ricostruire. Da cosa è partita comunque l'indagine? C'è stato qualche passo falso che è stato compiuto oppure effettivamente era l'entità, diciamo, dei finanziamenti che riuscivano ad ottenere che vi è insospettito? Guardi, l'indagine è molto complessa perché diciamo che si muove nell'arco di 7-8 anni. Siamo arrivati alla conclusione di oggi perché insieme con la Procura abbiamo ragionato su una serie di coincidenze che ritornavano sempre agli stessi soggetti, cioè questi soggetti hanno ricevuto contributi sia in agricoltura che ai sensi della 488 per lo sviluppo della imprenditorialità. E quindi abbiamo messo insieme vari pezzi di attività. Siamo resi conto che dietro c'erano sempre le stesse persone, che c'erano alcune aziende fasulle, cosiddette cartiere, che fornivano, diciamo, giustificazione alla richiesta di contributi pubblici attraverso fatture per operazioni inesistenti. C'è comunque anche una compiacenza degli enti erogatori, cioè il fatto che possono essere stati agevolati, omessi controlli, erogati fondi con una certa leggerezza. No, questo non lo possiamo dire, non c'è alcun coinvolgimento. Poi, come sapete, come tanti sanno, da qualche anno ormai le istruttorie per la legge 488 sono state delegate completamente alle banche, sotto il coordinamento del Ministero, ma comunque sono le banche sul territorio che gestiscono le istruttorie. E ovviamente abbiamo evidenziato il fatto che a fronte di richieste complessive per quasi 10 milioni di euro, alla fine i contributi concessi sono stati intorno ai 5 milioni e mezzo di euro tra politica agricola e legge 488, quindi l'attività diciamo, di controllo ha consentito comunque di risparmiare del denaro pubblico e soprattutto questo strumento della confisca per equivalente consentirà di recuperare tutto quello che è stato fino ad oggi diciamo, erogato sulla base di presupposti illeciti. Ecco, questa confisca per Beh, equivalente. questo è uno strumento molto forte che è in vigore nel campo della contribuzione pubblica dal 2000 e che consente, nel caso in cui non venga rintracciato il prezzo, diciamo, il profitto del reato, di recuperare il cosiddetto, diciamo, il maltolto attraverso altri beni, altri valori che sono nella disponibilità del truffatore. Ecco, le aziende in questo caso che ripercussioni avranno? Ma le aziende non avranno alcuna ripercussione perché noi siamo entrati stamattina per notificare il provvedimento di sequestro accompagnati dagli amministratori nominati dal Tribunale, quindi l'amministratore continuerà nella gestione dell'azienda tranquillamente. Grazie.